Buongiorno a tutti, 24esimo TG su suolo pubblico. Oggi siamo sul suolo pubblico, siamo davanti alla chiesa di Predappio. Se guardate per terra ci sono i segni del mercato ambulante che in estate lo fanno qui. Oggi siamo andati a intervistare gli ambulanti nella postazione invernale per la loro problematica, perché chiedono al sindaco e all'amministrazione di Predappio di essere ascoltati. Adesso da Predappio noi mandiamo il servizio. Buona giornata a tutti! Buongiorno, questa mattina Gioia Emilia Romagna è venuta al mercato di Predappio. Eccoci qua al mercato invernale di Predappio, perché un nostro collega ambulante ci ha chiamato appunto per spiegarci un pochettino le problematiche del mercato qui di Predappio. Ecco, questa è la zona del mercato lato invernale, in una piazza c'è comunque annesso un parcheggio e qua ci sono i banchi al mercato. Niente, facciamo vedere qualche banco qui a Predappio dove c'è il mercato invernale. Facciamo un giro anche di qua, vediamo un attimino. Ecco la piazza del mercato, facciamo una specie di ripresa generale e poi andiamo ad intervistare Giampaolo, che ci ha chiamato per spiegarci le problematiche appunto di questo mercato. Adesso andiamo a cercare Giampaolo che ci spiega le problematiche del mercato a Predappio. Eccoci qua, qui c'è Giampaolo. Ciao, buongiorno Giampaolo. Buongiorno. Buongiorno. Ecco Giampaolo, siamo venuti perché ci hai chiamato e ci vuoi raccontare la storia del mercato di Predappio. Perché appunto sappiamo che il mercato, questa è la zona invernale e poi c'è una zona estiva. Ecco, raccontaci te, che problemi avete? I problemi sono due. Ok. Il problema è estivo e un problema invernale. Allora, d'estate siamo in una zona di grande passaggio ed inverno invece siamo in una zona di scarsissimo passaggio. E quindi in un mercato come Predappio mi sembra strano dover fare un estivo e un invernale. E quindi praticamente il nostro problema, che c'è da sempre, negli ultimi anni, con questi problemi economici, diciamo, si è accentuato. Adesso naturalmente ci troviamo in una situazione che nel mercato invernale non solo non si lavora, ma non viene neanche più la gente. Se a un certo punto fai un giro nel momento di maggior flusso, che dovrebbe essere verso le 10:30-11, qui non c'è nessuno. Sì, perché infatti io ho notato che questa zona del mercato è proprio all'inizio di Predappio, perché la Predappio rimane, insomma, c'è la chiesa, che è una bellissima chiesa, lassù in alto, quindi proprio rimane proprio agli estremi di Predappio, e questo è un problema per gli ambulanti. Considerando che non c'è nemmeno un cartello indicativo. E infatti noi non l'avevamo trovato, abbiamo dovuto chiedere al distributore che c'era qui, perché non c'è appunto il cartello indicativo. Il problema è che sono anni che stiamo chiedendo al sindaco, a parte gli incontri, a parte un patteggiamento, noi abbiamo già presentato anche una piantina su come dislocare il mercato, che noi abbiamo già pensato, come noi assieme anche alle istituzioni, di come sistemarlo più sicuro, perché loro hanno sempre detto che questo mercato non viene spostato perché d'inverno in quella zona dove saremmo d'estate non è sicuro. Che dopo comunque andremo a fare una videata anche là. Perché non è sicuro? È sicuro perché quella è una zona porfido. Loro dicono che durante il periodo invernale, essendo scivoloso, potrebbe succedere che una macchina entra dentro al mercato. Allora noi abbiamo pensato diverse strategie, come per esempio mettere delle fioriere a spese nostre, di mettere dei camion, cambiare la disposizione dei camion e metterli di schiena, in modo che se fuoriesce una macchina piglia contro la schiena del camion. Non è bastato.
Perché secondo il mio punto di vista... Certo, sì. Secondo il mio punto di vista è solo una scusa, perché... Non so il motivo. Ecco, noi sappiamo che avete anche raccolto un paio d'anni fa delle firme proprio dai commercianti, negozianti. Dai negozianti, ecco, e dai cittadini. Dai cittadini. Ce le hai qui da farci vedere le firme? Faccele vedere. Giampaolo ci fa vedere che ha tutti i suoi documenti, perché Giampaolo, da quant'è che lotti per cercare di trovare una soluzione insieme al comune di Predappio per poter appunto... comunque dare vita alla città, perché così anche d'inverno magari i cittadini possono avere il loro mercato vicino, che sarebbe comunque un bene della città avere un mercato più vicino per tutti i cittadini. Ecco. Io penso che quante firme avete raccolto? Dunque, quante? Vediamo, quante, guardate. C'è un totale in fondo, guarda, sì che c'è un totale. Ecco, quante firme? Ecco. Commerciante a favore sono 27, cittadini a favore 218, contrari 6. Ecco, quindi... Voglio dire, c'è stato un... E questo qui l'avevate protocollato. Questo è stato addirittura consegnato in comune, è stato anche protocollato. Ecco, e volevo dire, dopo questa lettera avete avuto delle risposte o no? Praticamente non vi hanno ascoltato. Niente. Ecco, noi vogliamo chiedere un'altra cosa. Io so che avete fatto anche una manifestazione, ecco, c'è qui il giornale, faccelo vedere, proprio eccoci qua, ci fa vedere tutto Giampaolo, è proprio, guarda, bravo. Ecco, hanno fatto anche una manifestazione domenica 13 gennaio 2013. Ecco, e sappiamo che c'è stato, ecco, te, lì è Giampaolo che fa la mani. Ecco, c'è stato il sindaco di Predappio che si è un pochettino, diciamo così, risentito per appunto questa foto qui della bara. Ecco, della bara, sì, che comunque noi sappiamo che quando ci tolgono il posto di lavoro e si fanno le manifestazioni, si cerca comunque di avere un po' di clamore, visto che non si è stati sentiti. Ecco, noi abbiamo visto che questa foto un pochettino ha risentito il sindaco di Predappio, però noi siamo qui perché vogliamo dar voce a questi ambulanti, soprattutto a Giampaolo che è così gentile, che ci fa capire un po' questa situazione. Ecco, noi chiediamo, vero Giampaolo, al sindaco di Predappio, alla giunta, a tutti, che ascoltino, vero? Che voi volete essere ascoltati, volete parlare, volete discutere, volete con il sindaco e la giunta cercare di trovare un accordo o perlomeno di essere ascoltati. Perché voi comunque le idee le avete, lavorare, volete continuare a lavorare qui. Il problema è questo, che se non si lavora cosa succede? Succede solo un discorso. Ecco, spiegaci. Gli ambulanti, per un paese come questo, sono una grande risorsa. Sì, infatti sì, lo sappiamo. Io penso che sia una grande risorsa. Un paese come questo, che è disperso in mezzo alle montagne, se non avesse neanche un buon mercato, se non ha neanche un buon mercato, in realtà ha poco. La gente non esce di casa, ci sono gli anziani che si chiudono in casa e il sabato è un punto di ritrovo per tanti di loro. Sì. È una cosa importante il mercato, secondo il mio punto di vista, e lo dico io che faccio il mercato, però in realtà è così per la gente delle piccole periferie. Certo, perché poi l'abbiamo visto anche dalle firme che la maggior parte dei cittadini il mercato ci tiene. Quindi voi chiedete appunto di essere anche in inverno considerati nella posizione centrale, ma non solo per il vostro benessere, perché comunque se lavorate rimanete anche a Predappio, se non lavorate magari andate a cercarvi altri mercati, anche per la cittadinanza. Per la cittadina. È per la cittadina che deve crescere, la cittadina deve crescere. Il comune di Predappio dovrebbe pensare egoisticamente a sé e migliorarlo questo mercato. Certo. Ma non per noi, per loro. Certo, e migliorarlo vuol dire metterlo anche, perché il mercato essendo una, appunto, un'attrazione in questi paesini, che noi siamo venuti su per questa strada bellissima con la chiesa in fondo, i negozi a destra e a sinistra della strada, però non c'è niente.
d'inverno. In effetti il mercato è fuori mano, perché ti dico, io non l'ho trovato, no, non l'ho trovato chiedere. Lì. Quindi se c'era il mercato davanti la sua chiesa, molto probabilmente la gente a piedi o in macchina ravviva la città comunque. Ecco. E noi adesso magari c'è un po' di gente, andiamo a vedere di fare qualche intervista, poi magari torno. Dai, Gianpaolo? Dai. Ok. Mercato, questa è la posizione invernale, ed estate invece proprio davanti alla bellissima chiesa che dopo l'andremo a vedere. Ecco, lei ci dia un parere, il mercato è meglio qui come cittadina di Predappio o è meglio nella zona estiva anche in inverno? Ci dica la sua idea. È meglio nella zona estiva anche in inverno. Perché voi qui dovete prendere la macchina per venire? No, ma anche là. Però là secondo me vendono molto di più perché è una zona di passaggio, qui a parte che d'inverno qui è più freddo. Ecco, ok. E secondo me viene meno gente per loro. E quindi ravviverebbe anche un pochettino più la città, perché Predappio sì. Ho visto che comunque è una bella cittadina, però il mercato gli dà vita, quindi metterlo in una zona più centrale ravviverebbe ancora meglio la città, secondo lei? Secondo me sì. E con chi abbiamo parlato così? Con Emma. Grazie Emma da Predappio, grazie. Buongiorno, siamo qui da un altro ambulante, lei si chiama? Poletti. Ecco, Poletti, ci vuole far vedere il mercato di Predappio? Prendiamo il signor Pio Poletti, che ore sono? Ci potete dire che ora è qualcuno? Le 10 meno 10. Sono le 10 meno 10. Ecco, il signor Poletti ci vuol far vedere il mercato di Predappio. Adesso un po' di banchi mancano perché giustamente siamo anche in gennaio. Però sì. Oltre ai banchi cosa manca? No, ma ci sono le persone libere perché se ne sono stati a casa, hanno rinunciato al mercato perché come vedi... Ah, hanno proprio rinunciato al mercato? Sì, perché venire qui, pagare il suolo pubblico e non incassare niente... Guarda, quei due signori sono due clienti, lì ci sono due ambulanti e c'è un signore, quello lì è già... Ah, ma il signore è mio marito. Ah sì? Ecco. Sì, quel signore è mio marito, quindi ecco. Siamo venuti io e lui oggi. Paolo? Gianpaolo, sì, lo so, ha fatto l'intervento. Anzi, lì ci sono due Paoli. Due Paoli. Ecco, quello lì, anche l'altro è quello che vende i cassettini là. Vedi, quello là è un ambulante lì, quello extracomunitario con la cuffia bianca. Gli altri invece sono due clienti, là c'è la cinese. Vedi te, si contano in una mano i clienti. Ah, quindi non è che gli ambulanti sono stati a casa perché è gennaio? Non vengono, no, no. Ma non vengono neanche se era marzo? Neanche se è marzo, ci sono sempre i posti liberi qui. Non vedi, guarda, questo qui è un mio cliente, il signor Tonino di San Savino, guarda. Tonino di San Savino, lei cosa pensa del mercato? Cosa dice? È meglio qui o è meglio in estate là a sto punto? Meglio sempre là, non solo d'estate. Qui bisogna mettere la roba al fresco e basta. E c'è solo del freddo qui. Sta vedi, buco. Anche i clienti come la pensano? Qui non è un'area mercato. Il mercato va fatto, come in tutti i paesi qui dell'Emilia Romagna, al centro. Quindi lassù c'è una piazza che si potrebbe delimitare anche da delle transenne per delle sicurezze, per non creare problemi. Siamo nel 2018, i problemi si risolvono, vero? Esatto, questo non è un'area, questa è nata come area feste e area mercato. No, era nato un mercato per il bestiame. Per il bestiame. Questo è il mercato del bestiame. C'era la chiusura che il bestiame era pericoloso perché se un bue se faceva qui, faceva, io ero venuto, faceva... con la gente anziana faceva per le bestie il mercato del vitallone di Pasqua, ma c'era una roba impressionante, una bellezza. Invece il mercato normale è più bello d'estate là in quindi anche lei come cittadino di Predappio possiamo dire che lei chiede anche lei alla giunta e al sindaco di ascoltare gli ambulanti per far sì che il mercato in qualche modo si incontrino e cerchino di ragionare. Io non solo al sindaco di ascoltarli, io se fossi negli ambulanti non sarei venuto più. Ah, e quindi sarebbe comunque una perdita per la città. A parte che poveracci, ormai sappiamo com'è, perché io non vedo, io ho lavorato anch'io su questa roba qui, non vedo che una camicia è una cosa, vado in un genere alimentare, hanno anche la camicia da vendere, quella è la più brutta cosa che hanno fatto, perché allora anche lui cosa deve mettere su, un coso di melanzane qui, vanno in una con... C'è di tutto. Ci hanno dato il permesso di vendere tutto.
quella è un'altra vergogna. Si va a prendere il cemento, trovi l'abbigliamento. Vai in farmacia, c'è l'abbigliamento, dove vai vai trovi l'abbigliamento anche. Quindi se poi vi metto nel mercato fuori mano, qui a San Fnei. Ti danno la adesso hanno la possibilità, io sto giusto, anch'io qua. Ho mandato a prendere la roba in Inter, ti risparmi i 30, 35, 40%. Certe cose per noi, chi ha pochi soldi va anche bene, però uno paga, allora... Dobbiamo quello, vivere anche noi. Sì. Dobbiamo vivere tutti. Certo, anche no, perché no, se no, vivano gli ambulanti viviamo un po' tutti, se vivono i negozianti viviamo un po' tutti. Adesso alla non fine... facciamo gli ambulanti, adesso si fa i tribulanti. I tribulanti? Sì, proprio, tribulanti proprio che... ma non di nome, di fatto. Che viene da reggere ma verrebbe da piangere. Guarda, qua. Ah, no. non è mica una balla, no, guardi. No. Guardi e... Ah no, no, lo so. Invece allora, quindi, gli ambulanti e anche alcuni cittadini... Guarda, adesso mi tiro fuori il telefono perché qualcuno che non pensi che sono le 7 di mattina. Ah, guarda, ecco, brava, facciamo questo qui, guarda. Brava, brava, facciamo vedere l'orario perché magari ci aspetta, dicono. Aspetta, così, guarda, ecco, lo vedi bene. Le anche 9.55, se... siamo il 27/1/2018. Noi ringraziamo questi due signori, andiamo a fare un altro giro, un'altra intervista. Grazie. E buona giornata. E buona giornata. Ecco, ci dico. È una vergogna per gli ambulanti, perché loro smettono perché qua non vendono niente, perché le macchine che passano per la strada si fermano, invece qua non lo sanno, non si fermano. Ecco, questo cittadino è di Predappio, vero lei? Io sono il comune di Predappio, abito Fiumano, anche lui. Ma come si chiama lei? Io mi chiamo Ghette Gaetano. Allora, e invece questo signore, lei come si chiama? Sono un pensionato, Versari. Versari, lei ci dica anche lei la sua idea del mercato qui, o meglio, qui d'inverno o d'estate là? Cosa chiederebbe magari? Il mercato che d'inverno sia come d'estate? A me va bene anche qua il mercato, vengo tanto poco. Lei viene tanto poco? Oh, ok. Però per gli ambulanti, pensando agli ambulanti... Certo, bisogna che scelti gli... quella è una direzione degli ambulanti che devono dire qua facciamo, là no. Il comune però se non li ascolta come facciamo? Bisognerebbe che li ascoltasse o no? Ma lei se fa il giornalista si fa scrivere. Ah, devo essere io? Va bene, allora chiediamo al sindaco di Predappio che mi ascolti a me. Esatto. Che, ok, grazie, devo fare io, grazie. Ma siamo qui, ci sono un po' di ambulanti del mercato di Predappio che vogliono fare una richiesta al sindaco in persona. E cosa chiediamo? Ditelo, venitevi qui a raggruppare. Cosa chiedete al sindaco di Predappio? Proviamo a chiederlo? Provate a chiederlo. Dai, proviamo a chiederlo. Vediamo se il sindaco, visto che l'ultima volta che ci siamo sentiti telefonicamente, ho visto i suoi occhi e la sua simpatia nei nostri confronti, quindi probabilmente lui questa volta ci riceverà a braccia aperte, visto che anche noi tutti avremo voglia di incontrarlo e parlargli serenamente. Ok, quindi voi chiedete esatto. Tutti di parlare e incontrare il sindaco tranquillamente per discutere e trovare una soluzione esatto. Insieme, come da cittadini di una città di Predappio, gli ambulanti. Ciao, salutate! Ciao. Siamo qui in una delle attività vicino alla... addirittura giro. Allora, ecco, noi volevamo chiedere, il mercato sappiamo che d'estate è qui nella piazza e d'inverno invece laggiù in fondo. Ecco, lei che ha l'attività qui, quale sarebbe il bene delle attività di Predappio, visto che il mercato là è un po' fuori mano, invece d'estate è qui vicino a voi? D'estate è molto più folcloristico qui, anche per i turisti che ci sono in giro, che passano e vedono un po' di bancarelle. Poi chiaramente io ho un'attività, secondo me va bene qui. Va bene qui perché tutelerebbe tutti. Sì, certo. Ok. Le ho qui, chiaro, io vengo qui per lavorare, quindi loro sì. Sono qui vicino a me. Se il mercato attira. Certo, è un po' più di gente, c'è cioè, durante la mattinata, è chiaro. Ok, la ringraziamo. Ci vuole dire il suo nome? Gatta Marina. Ciao, grazie. Ciao. Allora, mi dica lei chi è e quello che vuole. No, non dico niente. Non dica niente. No, che chi non mi conosce non è di qui, quindi mi conoscono, non ho bisogno di dire chi sono. A Savigliano non gli interessa niente. No, cioè, si snati. Allora, lei dica il mercato d'inverno è laggiù, dov'è che è il mercato d'inverno? Del mercato, mercato ex mercato bestiame a Caddeo. E invece d'estate è qui.
venire che addio, perché a me sta con l'usura. Ok, ma ci sta anche lui. E invece d'estate lì lo facciamo vedere. Lui è la rimanenza del mercato bestiale. Lui è la rimanenza. Ecco, ci vuole dire... No, tanto fanno quello che vogliono, è inutile che... Chi è che fa quello che vuole? L'amministrazione, ah. Sono loro gli amministratori. Ah, ok, però gli amministratori devono ascoltare anche i cittadini, lei è un cittadino? No, sono sordi. Sono sordi. Allora, quindi se sono sordi come glielo diciamo? Con una lavagna? O glielo possiamo dire? Bisogna dirlo in un orecchio. In un orecchio, allora. Le piacerebbe il mercato qui anche d'inverno? Sì, sì. Io lo farei tutti i giorni. Lei fa, ecco, questo signore farebbe. Guardi che bel paio di gambe che passano di qui. Ecco, facciamo vedere. Faccio vedere che noi le guardiamo ancora. Vada, allora, sto signore simpaticissimo che lo conoscono tutti qui, ma noi non lo conosciamo. Io che non la conosco la saluto, posso? Sì, la saluto. Come si chiama lei? Io mi chiamo Sabina Magalotti. Magalotti, sì, che pena. Ecco, piacere di averla conosciuta. È nata a Savignano lei? Sono nata a Savignano. Proprio Savignano centro, sì? A mia destradon, no? No, sono a Salvin, dove passa il fiume Rubicone. Il Dante tratto. L'Urgo. Non lo sapevo. Ah, in dialetto il Rubicone si chiama Urgo. Non lo sapevo, abbiamo imparato una cosa nuova. Non so più me con le lezioni. Ci sta qui, ne impara di quelle cose. Va bene, grazie, ciao a tutti. E dal Palazzo Marano di Predappio e qui la chiesa e la piazza dove il mercato c'è d'estate. Noi vediamo alla prossima puntata. Un saluto da Gioia Emilia Romagna. Ciao ciao! Fondo.